carta di piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video con una nuova ricetta tradizionale ma buona che non stanca mai. Oggi faremo le nostre polpette al sugo. Macineremo un po' di coppa di maiale, faremo le nostre polpette con un po' di uova, pan grattato, parmigiano, con delle spezie particolari. Le realizzeremo in maniera più sana, più leggera rispetto alle polpette tradizionali, perché non le friggeremo, ma le butteremo direttamente nella nostra passata di pomodoro. Andiamo a vedere come si fa. Gli ingredienti che stiamo utilizzando per fare le nostre polpette al sugo classiche sono la nostra carne di maiale della parte della coppa, alcune uova per legare il nostro impasto, un po' di grana padano che dà un po' di consistenza e di sapore, un po' di pan grattato, ma non ne metteremo tanto. Per dare sapore particolare alla nostra carne, di sicuro uno dei segreti più importanti per questa ricetta, secondo me, è proprio la noce moscata. A dare una spinta ancora di sapore metteremo i nostri semi e poi un po' di timo, naturalmente un po' di olio d'oliva, naturalmente un po' di pepe nero, e questi sono i pochi e sani ingredienti che utilizzeremo per realizzare questa ricetta. La passata di pomodoro che abbiamo realizzato, se non sapete come si fa potete andare nel mio canale YouTube e cercare passata di pomodoro fatta in casa Chef Nunzio. Io direi, arrivato a sto punto, di iniziare con la nostra ricetta. Prendiamo la nostra carne. Immaginato appena realizzato, è veramente bello, ha un colore invitante. Adesso procediamo per prima cosa a insaporire il nostro macinato di carne. Quindi vado a prendere una noce moscata, grattugiamo la nostra noce moscata, andiamo a schiacciare il timo, i semi di senape. Io metto sempre un pizzichino di sale quando lavoro col mortaio, perché mi aiuta a schiacciare, a ridurre in polvere meglio i nostri ingredienti. Riversiamo il tutto. Ricordiamoci che abbiamo parzialmente salato già la nostra carne. Prezzemolino. Il nostro parmigiano. Pan grattato non tanto, perché serve solo per amalgamare. Un pizzico di pepe. Apriamo un paio di uova. E poi iniziamo a mescolare il nostro macinato. Ora schiacciamo, non forte, non dobbiamo pressare la carne, ma dobbiamo mescolare leggermente e delicatamente. Guardate, il risultato è questo. Ora dobbiamo realizzare le nostre polpette. Afferro un po' di carne grande come una noce e piano piano, dando il tempo di prendere forma, creo la mia pallina. Vi faccio vedere il procedimento da vicino. Accendiamo il nostro fuoco, mettiamo la nostra pentola, riversiamo all'interno la passata di pomodoro e aspettiamo che scaldi un po'. Aspettiamo che inizi proprio a bollire. Prendiamo la nostra schiumina, la nostra polpetta, la mettiamo sulla schiumina e poi la adagiamo piano piano nel nostro sugo. E continuiamo, una accanto all'altra, eh? Ecco qua, questa era l'ultima. Le sommergiamo completamente dal sugo e mettiamo il nostro coperchio. A fuoco minimo le facciamo cuocere
per una decina di minuti, non di più. Dopo 10 minuti di cottura circa, più cuoce e più diventa buono il sugo, ma meno diventano buone le polpette. A noi interessano che siano buone soprattutto le polpette. Cosa dire? Impiattiamo le nostre polpette tra un po', quindi prepariamo un piatto. Adorniamolo con una bella cima di prezzemolo. Metteremo anche una timida piccola cima di basilico e la andiamo a mettere. Più che una decorazione, questa è una rappresentazione degli ingredienti che compongono questo piatto. Sopra alle nostre deliziose polpettine noi mettiamo un po' di timo, un po' di pepe, dolcissimo, un filo d'olio extravergine d'oliva e il nostro piatto è pronto. Allora tagliamo la nostra polpetta, guardate già com'è morbida e succosa. Però spero di potervela far vedere di più da vicino. Assaggiamola. Mamma mia, buona, buona per davvero. Per questa ricetta era davvero tutto. Una ricetta semplice da preparare, tradizionale, ma che col nostro modo di presentarla e di prepararla l'abbiamo resa più leggera, più digeribile, bella da vedere, presentabile, che non teme neanche di essere presentata in presenza di ospiti a casa. Detto questo, Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua.